Buongiorno ragazzi, come state? Oggi abbiamo una nuova lezione di writing e in questa lezione parliamo dei materiali attrezzi nel settore elettrico. Nella lezione precedente abbiamo parlato di alcuni attrezzi elettrici e oggi conosciamo insieme altri utensili elettrici importanti e usati durante il lavoro elettrico. Quindi cominciamo con il primo utensile che si chiama il trapano. A che cosa serve il trapano? Semplicemente il trapano ci serve per fare fori oppure ci serve per forare, fare i fori nel muro, per esempio, oppure semplicemente possiamo dire che ci serve per forare. E dobbiamo sapere che ci sono tanti tipi di trapani. Il secondo utensile è saldatore a stagno. A che cosa serve questo utensile? Ci serve per saldare due parti con un po' di pasta disossidante. Quindi la materia che noi usiamo per saldare si chiama pasta disossidante, mentre la macchina con cui saldiamo si chiama saldatore a stagno. Quindi il saldatore a stagno ci serve per saldare due parti con un po' di pasta disossidante. E il terzo utensile si chiama il martello. Semplicemente il martello ci serve per dare colpi ad un oggetto o ad una massa. Quindi il martello, ripeto, ci serve per dare colpi ad un oggetto o ad una massa. Poi abbiamo il tester. L'utensile del tester ci serve per misurare la grandezza dell'energia elettrica. Allora, ripeto, il tester ci serve per misurare la grandezza dell'energia elettrica. Poi abbiamo i morsetti. A che cosa servono i morsetti? Semplicemente i morsetti ci servono per legare oppure collegare i cavi nella scatola di derivazione. Ripeto, i morsetti ci servono per legare o collegare i cavi nella scatola di derivazione. E alla fine abbiamo la livella. La livella ci serve per misurare la pendenza di una superficie. Ripeto, la livella ci serve per misurare la pendenza di una superficie. Ci serve per sapere se c'è una pendenza oppure non c'è. Quindi abbiamo finito la lezione di oggi e cercate di rispondere alle domande alla fine della lezione e grazie a tutti quanti.